Ma buongiorno, fratellino, buongiorno! Che è successo stanotte? Mannaggia la miseria, mannaggia! Cioè, proprio, forse sarà proprio il liquido quello per pulirti completamente tutto, cioè, capito? Non ci deve essere manco una punta di scoria, mannaggia. Vabbè, ma è normale questa cosa, cuore mio, cioè, ti hanno detto che doveva evolversi così questa situazione, eh? Ma che belli che sono, che belli. Stavo dicendo, cuore mio, è normale questa cosa che comunque dovevi evacuare totalmente? Perché sicuramente te l'hanno detto. E non è che poi, vabbè, è vero che sicuramente se hai bisogno di essere idratato ti fanno una flebo, insomma. E vabbè, cuore mio, vabbè, dai. Cioè, ammiro molto questo tuo impegno. Un impegno proprio impressionante, cioè, capito, cuore mio? Impressionante. Questa correttezza nel prepararsi a fare. A fare queste tipologie di cure, cioè non ho come si dice, non ho definizioni, cioè pazzesco, insomma, eh. E beh, cuore mio, è certo, perché io mi rendo conto che molta gente si rompe i coglioni, cioè nel senso che comunque magari è stanco di stare e si lascia andare. Invece tu no, cuore mio. Cioè, tu lotti tutti i giorni, tutti i momenti, tutte le ore, tutti i minuti, tutti i secondi. Cioè, hai capito? Affinché possiamo uscirne vittoriosi da questa. Da questa cura, di questa malattia. Ed è, cuore. Cioè, hai una forza allucinante. Va bene, cuore, che ti devo dire? Cioè, non orgoglioso, iper orgoglioso di mio fratello. Cioè, hai capito? Bellissimo, bellissimo. No, stavo riflettendo a questa cosa, capito, cuore? È pazzesco, cuore mio, è pazzesco. Va bene. Dai. Muoviamoci che dobbiamo fare tante cose. Ma io una sola cosa sto capendo, che io sopra l'ospedale non salirò mai. Solo con una mazza da baseball posso entrare. Solo così. Perché loro fanno le promesse, però sanno di non poterle mantenere. E sappiamo benissimo il motivo. Che rompe i coglioni adesso pure le 7 della mattina. No, vabbè. Però, come hai detto te, meno male che non sta più bestemmiando, capito? Cioè, nel senso che è diventato, non lo so se sarà stato questo periodo che è stato in ospedale che l'ha fatto riflettere, però hai capito, si ferma solo a dire stronza, stronzo. Oggi gli ha detto tanto, te sei più stronza di Franco. Fece anche perché, voglio dire, quando venite a prendere le cose da Bari, cioè, sapete che io sto e non vi fermate neanche a salutarmi. Cioè, ma non finisce mica qui, non finisce mica qui. Oggi, vedi, andate a San Giovanni a trovare un altro stronzo e a me nessuno mi è venuto a trovare. Cioè, sta proprio sotto un treno. Vabbè, cuore mio. Andiamo avanti. Magari si sofferma sempre con queste parole e non oltrepassa i limiti. Cioè, hai capito? Diciamo che sono parole che si possono sopportare tranquillamente senza nessuna tipologia di incazzatura. Anche perché ti fai
una risata. Però, cuore mio, mi rendo conto che questo sa tu, cioè pure che mi venga a prendere il bracciale, cuore mio, cioè, ma ti rendi conto? Assurdo. Vabbè, ma quello glielo dice, secondo me. Come cazzo fa a sapere che sono venuti a prendere il bracciale, o sono venuti a prendere le mutande, o... Cioè, capito, cuore mio, chi è che glielo dice? È l'unico, è lui. Cioè, hai capito? Ma vaffanculo, va. Vabbè, alla fine capirai. E no, siccome hai capito... Cioè, lui, cioè, hai capito, proprio gli dicono tutto, tutto. Quello pure se gli fai uno scorreggino, quello lo viene a sapere, capito? Dice, no, vedi che quello ha fatto uno scorreggino. No, vabbè, assurdo. Vabbè, cuore mio, va bene, dai. Ma, voilà. Finiamo di prepararci. La cosa che mi devi dire in assoluto, a che ora devi stare dietro la finestra? Un orario che a te sia comodo. Diciamo che la temperatura è aumentata un po' oggi, cuore. Non, diciamo, quel vento glaciale è andato via, infatti. Vedi, stanno già a 16 gradi. Comunque il cappellino, la sciarpa me la porto, perché là comunque tira un sacco di vento e fa freddo. E niente, fammi sapere a che ora di preciso stai, così mi organizzo. Perché oggi andiamo a mangiare da casa dell'Anto, dai nonni. Capito, cuore? Fammi sapere. Però, cuore mio, per favore, cioè, non è... Io non voglio che tu... Capito? Anche perché poi, specialmente con questo problema di questa dissenteria, diciamo, come facciamo? Quindi mi raccomando, cuore mio, organizziamoci bene bene. E mi raccomando, soprattutto, non prendere colpi d'aria, cuore. Mi raccomando, cuore. Vedi, te lo sto ripetendo 20 milioni di volte. Perché dobbiamo iniziare questa radio e dobbiamo terminarla nel miglior modo dei modi, ok? E poi dopodiché possiamo fare tutto quel cazzo che vogliamo, capito, cuore mio? Sempre, ovviamente, con le dovute cautele. Perché io, mio fratello, lo voglio al mio canto, non lo voglio in ospedale. Non mi serve un fratello in ospedale. Va bene? Cuore mio, ci sentiamo dopo. Ti voglio bene assai assai. Forza, finiamo questo ultimo ciclo. Mi raccomando, come ti ho detto già ieri, sempre con la mente dobbiamo lavorarci. E dobbiamo sapere, dobbiamo dire con la mente che noi stiamo facendo questo ultimo ciclo, che dopodiché sarà tutto finito e potrò abbracciare mio fratello. Va bene? Che poi si sa, facciamo questo chip, ci vuole qualche giorno fino a quando non ti togli le radiazioni. Poi capace pure che dici, vabbè, facciamo un po' di terapia così ti rimettiamo in piedi, cioè, hai capito? Quindi non sappiamo ancora quanto tempo andrà via. Va bene, oramai non faccio più conti, cuore mio, se no poi sto male, capito? Perché poi quando arriva il momento in cui ci è finito, posso abbracciare mio fratello e poi esce un altro cazzo da fare. Quindi mi sono rassegnato, come al fatto stesso che so che se voglio entrare devo solo spaccare i vetri con una mazza da baseball, nient'altro. Va bene? Ciao cuore, un bacio. Un cuore e un abbraccio forte forte a mio fratello. Ciao cuore mio.